Con Bernardo Vitale Brovarone parliamo di mercato, in particolare di quello della Juventus, tra Nani, Sanchez e tanti altri giocatori che sono sul taccuino dei bianconeri. Secondo te chi ha più probabilità di arrivare? Mi viene in mente anche Van Persie. Tanto così per fare un nome. Sì. No, penso che Van Persie invece abbia molte possibilità di lasciare lo United. Sai, lo United oggi è una situazione molto delicata e oggi più che mai dopo l'annuncio di stamattina, per cui è un club che ha una grandissima voglia di ricreare presupposti per vincere in Europa, hanno un budget per quest'estate mostruoso e per cui sicuramente ci sarà un andirivieni importante, uscite e entrate. Nani è un giocatore che alla Juventus piace, e loro avrebbero come prima scelta Cuadrado sicuramente in quel ruolo, però è anche una società che ha dimostrato di avere un tale equilibrio finanziario nelle loro investimenti che dubito insomma che possano fare degli acquisti stile Cuadrado, per cui staranno cercando delle alternative di valore, soprattutto di giocatori di livello internazionale che ne possano poi dopo supportare tutto il percorso in Europa. Conte è uno che oggi secondo me è un uomo molto ambizioso di suo, ma secondo me inizia a essere anche pretenzioso nei confronti della Juventus. Rinnoverà, a mio parere, sicuramente, però ne nascerà un mercato poi interessante. La cessione di Pogba per 70 milioni secondo te diventa imprescindibile per la Juventus? Pogba, se ti portano quei soldi lì, devi sperare che non succeda qualcosa perché ci possano ripensare. Perché è assurdo pagare un giocatore di 20 anni, forte quanto tu vuoi, queste cifre qui. La Juve in quei soldi lì ci ripiana e ci compra altri due nuovi Pogba, se sono bravi a scegliere, per cui anche 3 o 4, visto quanto hanno pagato Pogba. Per cui è un discorso di interessi che secondo me fanno bene a valutare con grande attenzione certe opportunità, perché oggi loro hanno sì tanti soldi, ma se tu sei molto competente rischi di fare delle operazioni intelligentissime. Una su tutte mi viene in mente la famosa operazione che ha fatto la Fiorentina con Nastasic, che lo ha dato al City per 17 milioni di euro cash più tutto il cartellino di Savic, che aveva 22 anni e oggi ne ha 23. Insomma, non mi sembra Savic tanto scarso. Possibile che la Juventus faccia anche un tentativo per Verratti? La Juventus deve pensare al dopo Pirlo, per forza, perché poi certi giocatori la flessione ce l'hanno tutta insieme e ti lasciano così, improvvisamente a chiappe scoperte, perdonami il termine. E Verratti è un profilo di calciatore, secondo me, che all'interno di un centrocampo muscolare di forza, di polmoni, di classe come quello della Juventus, come regista puro potrebbe essere forse il giocatore anche indovinato. Certo, se poi mi dici ci metti, che ne so, Toni Kroos, mi viene da dirti piglierei Kroos, oppure ce ne sono magari anche altri, però questo è un ragazzo, Baselli, per me oggi come oggi in Italia, come futuro per me ne può avere anche più di Verratti. Non riesco ancora a capire bene che genere di testa abbia sto ragazzo, non perché ho visto cose strane o che posso pensare che non sia professionista, però è un ragazzino molto acerbo, benché sia 92, per cui ha già 22 anni, però per me come colpi e come talento rischia questo qui di andare oltre anche Verratti, per me. Altre idee per la Juventus? La Juventus per me deve prendere un grande difensore, deve prendere anche due, un giovane e uno vero. Parla anche di Paletta tra le varie ipotesi. Paletta per me è un giocatore importante. Paletta è un giocatore che sta dimostrando veramente di essere molto affidabile, di grande personalità, molto silenzioso ma molto forte anche strutturalmente, gioca molto bene sull'anticipo, non è esuberante, non è falloso, non è isterico, è un giocatore di calcio importante. Bisognerà vedere anche Stogbonna che valutazione la Juventus ne farà. So che loro stanno osservando con grande attenzione un ragazzo giovane che ho proposto io personalmente alla Fiorentina a gennaio, che è Gaston Silva, l'uruguaio, che è un 94, e questo è un giocatore secondo me da un futuro molto molto importante.